Ah, Matteo, Matteo, guarda, guarda la tombola. Vuol dire Matteo Salvini. L'hanno scritto queste ragazze qui, sono due fan. Giovanissime. Matteo Salvini alla sua conferenza, un applauso. Bravo, bravo. Un saluto al segretario provinciale degli Eppelotti. Allora, solo per dire una cosa, questa, visto che c'erano quante le televisioni, questa non è la cena da 1000 euro. E tra l'altro, se avete letto i giornali, c'è la, il giornale, la stampa, cioè, non solo gli ha fatto pagare 1000 euro a chi, a quei 600 masochisti che sono spremuti della tassa e poi vanno a dare 1000 euro a quel coglione che gli sta pagando, ma tra l'altro li hanno anche fregati, perché ho letto una cosa sulla stampa, quindi l'ho messo la padania, che dice: riso sconto e Fadini, qua invece si mangia bene e con 1000 euro andate avanti 3 anni a venire a lasciare il personale. Grazie, grazie a tutti, grazie per essere qua. Ma se ripensiamo a come eravamo messi l'anno scorso, a quei giornalisti che stavano recitando De Profundis della Lega, c'è davvero una grande soddisfazione e ringraziamento a ciascuno di voi, a tutti quelli che hanno tenuto duro nei momenti difficili, perché il bello viene adesso, perché adesso cominciamo a divertirci e a prenderci le nostre soddisfazioni. È vero, la Lega sta crescendo, i sondaggi sono tornati ai livelli di 10-15 anni fa, però non ci basta. Però non ci basta, perché io penso, e lo penso veramente, che Renzi non sia adatto a governare questo paese, e penso che Renzi di economia non ci capisca assolutamente niente. E quindi non basta che la Lega cresca. Dobbiamo offrire a tutti, ai lombardi, ai padani, ma a tutta la brava gente che c'è anche al centro e al sud, una proposta e una speranza diversa, concreta. Più io leggo questa legge di stabilità, più mi domando se l'abbiano fatto dopo una cena dove hanno bevuto del rosso a Fiumi. C'è l'aumento dell'IVA, questi sono furbi, questi lo sanno. Questi hanno pianificato di andare a votare in primavera, quindi giocano tutte le fish che il giocatore che sta perdendo tutto a Monte Carlo ha ancora in tasca fino alla prossima primavera, e rimandano tutte le fregature dall'anno prossimo in poi. Se passa questa legge di stabilità, aumenta l'IVA su tutto, anche sui beni di prima necessità, che non colpiscono quelli che pagano 1000 euro per andare a cena, ma colpiscono quelli che vanno a fare la spesa. Tolgono, pensate un po' voi come sono malati mentalmente, tolgono le agevolazioni per il riscaldamento di chi vive in montagna, e chi vive in montagna evidentemente ha più freddo di chi vive in pianura o di chi vive al mare, via, quelli si scaldano, problema loro, spregheranno i legnetti. Pare che il Ministero del Lavoro tolga dopo 15 anni il Fondo Nazionale per il reinserimento sul lavoro dei disabili. L'anno scorso, per tradurre in vita reale che cosa significa, con questi 20 milioni di euro hanno ritrovato al lavoro 1.464 portatori di handicap, soprattutto in Lombardia, Piemonte e Veneto. Ebbene, pare che il Ministero del Lavoro, per risparmiare, dove taglia? Taglia al Ministero? No, risparmia questi 20 milioni di euro e tanti saluti al disabile e al lavoro che non trova più. Stanno mandando a casa le cartelle esattoriali ai terremotati dell'Emilia,
a cui hanno detto non pagare, perché questi non potevano pagare, adesso gli stanno richiedendo le tasse che non hanno pagato con gli interessi. Agli alluvionati di Genova, che hanno perso tutto sotto il fango, stanno mandando le richieste di versamenti IRPEF con le sanzioni, perché prima gli hanno detto non pagare, come qualunque persona normodotata può dire a uno che ha perso tutto per una calamità naturale, e adesso li bussano a casa dicendo mi devi dare quello che mi devi dare prima con gli interessi. Forse per me, io le cartelle di Equitalia le farei ingoiare ai signori di Equitalia, ai signori del Ministero delle Finanze, ai signori del Ministero del Tesoro, perché c'è ancora gente che dorme in cancro. C'è un candidato della Lega regionale in Emilia Romagna che sta pagando la TASI vivendo in camper da 2 anni. Vergogna! Quello paga la TASI e vive in camper, e io domani vado a visitare un campo rom a Bologna che da anni è pagato dai contribuenti con le bollette della luce e dell'acqua. E io dico che fino a che è votato fuori casa, noi soldi ai rom non possiamo darli, e neanche meno stare di permesso di ringraziare il Gangelo. Questo non è egoismo, questo è consenso. L'Italia è lo stato razzista nei confronti dei suoi cittadini, perché se sei altro ti pago colazione, pranzo e cena, se sei uno sfigato bergamasco che perde il lavoro, 2 dita negli occhi. Se a fare violenza è un altro, capiamolo, poverino, c'ha le sfiga, una situazione familiare difficile, se a difendersi in casa sua e ad ammazzare un rapinatore, un imprenditore bergamasco come Antonio Monella, per lui c'è la galera. In un paese normale Antonio Monella stasera sarebbe qua o a casa con la famiglia o domani in azienda, e non in galera. E quindi noi vogliamo proporre alla Padania, ma anche a tutta Italia, un paese normale, un paese dove non apri neanche una nuova moschea se non mi spieghi dove prendi i soldi, in che lingua preghi e cosa predichi. Perché visto quello che sta accadendo in alcuni paesi del mondo, questa settimana in Pakistan hanno bruciato viva una coppia, un papà e una mamma, mamma incinta del 4° figlio, per blasfemia. Per blasfemia, e li hanno bruciati vivi. Ora io non voglio fare tutta l'erba un fascio, però o l'Islam matura e diventa una religione, come le altre. Per me uno può essere cattolico, valdese, buddista, protestante, Hare Krishna, può essere un testimone di Geova, può tifare in Brescia, l'Atalanta, il Milan o l'Inter, basta che questo non comporti il fatto che vieni a casa mia a imporre uno stile di vita incompatibile con i miei valori. E siccome purtroppo per troppo Islam la donna non vale niente, c'è stata sta polemica sulla ministra che mangia il gelato, ora secondo me non è giornalismo. Secondo me un giornalista dovrebbe preoccuparsi di altro e non di come lui mangia il cuore gelato, perché lui non mangia il gelato come cazzo vuole. Però c'è stata questa rivoluzione sdegnata per il cono della Madia che mangiava appassionatamente questo cuore gelato, ma quando ci sono notizie che ormai sono all'ordine del giorno di donne rinchiuse in casa, massacrate, picchiate, violentate, ci sono gli italiani che lo fanno, sì. E quindi siccome ho già degli italiani delinquenti che lo fanno, non ho bisogno di farli arrivare anche da tutto il resto del mondo a fare le loro sicurezze. Quindi più che il cono gelato, mi preoccupa il vero integrale. Io fossi una femminista mi preoccuperei di quelle donne costrette ad andare in giro vestite con un albero di Natale, con le fessure degli occhi liberi, perché quella non è una scelta di vita, quella è una scelta di oppressione. E poi altri temi, io vi ringrazio perché sono orgoglioso, questa settimana si stanno scannando, c'è il patto del Nazareno che prima Montana mi ha chiesto, ma tiene l'accordo fra Renzi e Berlusconi, chi se ne frega? La Corte di Cassazione ha certificato che la piccola, rognosa, grande Lega ha raccolto 500.000 firme. E attenzione, se per caso a Roma, siccome manca l'ultimo giudizio, quello della Sacra Corte Costituzionale, li avete presenti quelli con i capelloni, quelli intelligenti più degli altri?
se per caso la Corte Costituzionale dicesse no, il referendum non si può fare perché l'articolo 3 del comma 4 della lettera 5 del testo unico del 1917, se per caso a Roma qualcuno pensa di derubarci di queste 500.000 firme e di tenere in vita la legge Fornero, sentitevi arruolati, noi andiamo a Roma, smontiamo il palazzo della Corte Costituzionale. Già preparando alcune proposte fiscali rivoluzionarie, il 13 dicembre a Milano, se qualcuno avrà voglia di esserci, non so se riusciremo a prenotare una sala abbastanza grande, però il 13 dicembre a Milano, che è Santa Lucia peraltro, noi proviamo a fare il nostro regalo ai nostri figli, perché apre più dalla parentesi, quello che sto e che stiamo facendo, non lo sto facendo, non lo stiamo facendo per me, per il Daniele, per il Cristian, lo stiamo facendo per i nostri figli che devono poter lavorare dignitosamente senza andare in giro per il mondo con il cartello in mano. Arriva direttamente dagli Stati Uniti e arriva a Milano per la Lega l'inventore della flat tax. A me non piacciono i nomi inglesi, li lascio a Renzi, che è uscito Grish, però insomma è sostanzialmente l'aliquota fiscale unica. Significa la dichiarazione dei redditi di una pagina, senza impazzire dal commercialista, a prescindere da quello che guadagni, tu mi dai il 15%. Punto, non voglio sapere, non voglio fare nel merito, guadagni troppo, tu mi dai il 15%. Protesta della sinistra, ma così aiuti i ricchi. Io sono andato a leggere i numeri. I ricchi in Italia godono adesso, evadono adesso. Voi sapete quanti sono i cittadini italiani che dichiarano all'anno più di 200.000 euro, quindi non i multimilionari, più di 200.000 euro, dai 200.000 euro in su, sono la bellezza dello 0,2%. Perché i ricchi, non faccio nomi, ma quelli che vanno alle cene di Renzi, probabilmente hanno la residenza fiscale in Svizzera, hanno la società fantasma di Taiwan, vanno a queste case, vanno qui, vanno là. Il modello che Renzi è in azione, c'è un buono anch'io di fare impresa e poi di andare a portare l'azienda a Londra, di andare a produrre negli Stati Uniti e di avere la residenza fiscale. Oggi i ricchi, con uno scuolo di commercialisti e avvocati, riescono a non pagare, rispettando la legge. Io al milionario preferisco portare a casa il 15% secco, brutti, sporchi subito, e a quel punto sì, non c'è più scusa, con una aliquota così semplice, che significa che per chi qua dentro paga le tasse, ossia la stragrande maggioranza, significa pagare di meno, perché oggi l'aliquota minima è il 23. Quindi chi oggi paga, paga di meno. La mia scommessa è che lo Stato incassa di più, perché chi oggi dovrebbe pagare ma non paga è convinto a pagare. E se uno continua a evadere con una aliquota bassa al 15%, ma non è vero! Allora è un po' più uno dice, però, se lo Stato mi porta via il 60% del mio lavoro in tasse, va a far culo lo Stato, non pago. Se non paghi per farti la quarta Ferrari, sei un infame. Se non paghi perché non puoi, perché devi scegliere se pagare lo stipendio al dipendente o pagare le tasse allo Stato, se scegli di pagare il dipendente e non lo Stato, secondo me fai bene, non sei un evasore, ma sei una brava persona, perché il dipendente è il figlio a casa, lo Stato invece scappa già l'altra erba alla presa. Quindi la nostra scommessa è che una rivoluzione fiscale puntuale fa incassare di più allo Stato e rimette in circolo miliardi e miliardi di euro, altro che gli 80 euro nelle tasche di chi oggi paga. Gli 80 euro, perché si va a votare in primavera? Perché, oh, questo li ha quasi finiti gli 80 euro. Settimana prossima probabilmente prometterà 80 euro a chi fa l'Atalanta, fra due settimane 80 euro a chi ha i capelli più lunghi, e qua c'è qualcuno che magari lo vota se gli dà gli 80 euro, no, qua dentro non penso. Però gli 80 euro chi li sta pagando? Sono il debito dei nostri figli, perché questi fanno debito su debito. Io domani mattina sono a Bologna al Campo Rom, e la cosa particolare è che ci saranno i centri sociali, se il Partito Democratico, un'associazione che si chiama Nazioni Rom, che ha detto che ci denuncia tutti quanti, e poi
si è espressa anche l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. E a me, a pensare a quello che hanno fatto i miei nonni, che hanno combattuto sì per liberare l'Italia dai nazisti, ed erano persone serie, pensare che i partigiani passano dalla guerra contro i nazisti alla battaglia a favore degli Rom, mi cadono le palle, c'è qualcuno che si rivolta alla porta. Ma nel pomeriggio vado a Pescara, non per vacanza, ma perché c'è un bellissimo convegno, seguitelo se riuscite, in diretta streaming o in diretta su Radio Padaniani dalle 18, organizzato da uno che ha aperto anche a me parecchio la testa, perché anch'io dormivo, del professor Alberto Bagnai, che è quello che ha scritto il libro Il tramonto dell'euro, e domani arrivano a Pescara tutte le menti più importanti che stanno preparando il dopo euro, perché ormai la battaglia non è più a favore dell'euro o contro l'euro. Ormai è chiaro a tutti che l'euro è finito. È stato un esperimento studiato ad arte molto bene per aiutare l'economia tedesca del nord Europa, per aiutare le banche, per aiutare le multinazionali e per fottere i produttori, soprattutto se stanno in Italia. L'euro è una moneta fallita che sta finendo e noi stiamo preparando il dopo. Ecco, e con questo chiudo, voi la sfida a Renzi la lanciamo non sulle polemiche, sulle accuse, sugli insulti, io vorrò proporre a tutti, ovviamente a partire dalla Lombardia, a partire dal nord, però a tutti quelli che ci stanno, una prospettiva di vita e di futuro completamente diversa rispetto a quella che ci sta proponendo Renzi. Lui ha scelto Confindustria, lui ha scelto Marchionne, lui ha scelto le grandi banche, fra le quali una volta c'era il Monte dei Paschi di Siena, che è sopravvissuto alla peste e alla carestia, ma non al Partito Democratico. Noi ripartiamo dai piccoli, dai produttori, dalle partite IVA, dagli artigiani, dagli agricoltori, dagli imprenditori, da quei lavoratori dipendenti che lavorano il doppio perché devono coprire le spalle anche al collega assenteista o perennemente malato che non fa una mazza dalla mattina alla sera. Io non divido il mondo fra destra e sinistra, ma tornando a Emilio lo divido fra i produttori e i parassiti, gli assistiti, i mantenuti, quindi è questa la differenza. E secondo me la Lega non deve puntare ad arrivare al 10, al 12, al 15, al 17%. Noi dobbiamo giocare la scommessa per essere in maggioranza e poi una volta che siamo in maggioranza, primo rilanciamo l'economia, secondo fermiamo l'invasione clandestina perché siamo vittima di un'invasione clandestina pianificata, perché questo è. E poi nel nostro DNA c'è l'autonomia, c'è il federalismo, c'è l'indipendenza, c'è la libera scelta dei popoli. Poi una volta che io ho fatto ripartire il motore, perché se io faccio l'indipendenza della Padania domani mattina, ma ora se quella di Capannoni con scritto vende, si cede, si affitta, si scappa, non mi serve. Prima voglio che la gente lavori, perché se la gente lavora, respira e torna a casa dai figli sorridendo. Se la gente non lavora, salta tutto. Quindi prima riparte il lavoro. E per far ripartire il lavoro provo anche l'immigrazione, che è una forma di razzismo che serve alle grandi imprese per abbassare gli stipendi dei lavoratori di lavoratori. Questo è. Ce la faremo? Non lo so. Però se qualcuno di noi l'anno scorso, a novembre dell'anno scorso, avesse pensato che la Lega dopo un anno era tornata nel centro della scena politica, dialogava con Putin e con Marine Le Pen, qualche giornalista pensa di farmi un dispiacere, ogni tanto mi dico, ma voi dialogate con Putin e con Marine Le Pen? Averne di Putin e Marine Le Pen, mi ci prego, perché non siamo così intelligenti, visto che l'Italia è così forte in questo momento, il lavoro è così stabile in questo momento, che noi facciamo le sanzioni economiche alla Russia, cioè noi siamo la pulce che va sotto l'orso e gli tira i calci. Pensa come io pulce sto prendendo a calci l'orso, pensa che belle soddisfazioni mi sto prendendo. Risultato, noi ci stiamo rimettendo 2 miliardi di euro perché loro ci hanno bloccato e quindi noi stiamo andando al macero frutta, verdura, latte, carne, formaggio. Io sono stato a Mosca un mese fa e c'era il salone del mobile italiano
molti lombardi, soprattutto lombardi, parecchi bergamaschi, c'erano 450 imprenditori terrorizzati, che dicevano: Salvini, fate qualcosa, perché questi che fanno le sanzioni contro la Russia non hanno capito un cazzo. Cioè, non ci fanno capire la Russia, ci fanno capire il nostro lavoro. Noi siamo stati i nostri operai, i nostri artigiani, i nostri collaboratori. L'hanno capito, e poi oltretutto qualcuno non ha capito che l'alleato contro il terrorismo islamico si chiama Putin, non si chiama certo Obama, perché qualcuno quella gente là l'ha finanziata negli anni passati e gli hanno pure dato il Nobel per la pace, che è una roba che il signor Nobel si rivolta nella tomba. Quindi abbiamo una visione più ampia, io sono contento, sono soddisfatto, ci stiamo mettendo l'anima, io come ciascuno di voi ci stiamo rimettendo tempo, salute, però lo facciamo perché o adesso o mai più. E quindi io penso che stiamo io vi ringrazio, grazie mille, 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 grazie mille,